Cosa stai leggendo di bello? Adesso ce lo Adesso ve lo racconti, adesso ce lo racconti perché siamo racconto. pronti a partire anche oggi con questo appuntamento della macchina del tempo. Vediamo se riusciamo a individuare la sigla. Quest'oggi sono un po' lento, sono un po' anch'io indietro nel tempo. Abbiamo un tempo che... Siamo un po' indietro. Ma sì, ma si Eccola qua. La macchina del tempo. Notizie dall'altro secolo. Le notizie dall'altro secolo, grazie come sempre. Grazie a A tutti chi le che ha hanno libertà, pubblicate? A esatto. chi 120 e passa anni fa, perché poi 120 anni fa, sì, anche di più. pubblicava le notizie, raccontava quello che accadeva a A Piacenza, non Piacenza, solo, perché poi c'erano esatto. anche trafilette di cronaca nel mondo. Ad esempio, Internazionale. 1895, in Francia scoppia l'affare Dreyfus, clamoroso caso politico-giudiziario. Quello, qui è stato fatto anche un film su un po' quello che era il razzismo religioso all'interno dell'esercito francese. Se ne è parlato poi in tutto il mondo. Mentre nel 1891, un pochino più indietro in Russia, inizia la costruzione della Transiberiana, in Gran Bretagna, introduzione del riposo festivo e Sì. della tutela dei salari. Quindi si In, parla. si introduceva il riposo festivo, la Sì. Transiberiana, dicevi, da quelle In parti, Russia, mentre in Gran ma la Bretagna. TAV l'avevano già fatta, no? Perché era partita anche la TAV, secondo me, era stata partita. Non trovo la Secondo notizia, me non era lo so. partita. Senti cos'è accaduto a Piacenza invece di curioso, un giornale totalmente esaurito, e era il 10 di febbraio del 1895 e la Libertà pubblica questa richiesta ai suoi lettori, un po' particolare, dice: ai cortesi abbonati lettori del nostro giornale, era molto gentile, quindi proprio Sì. diceva: ai cortesi abbonati, rivolgiamo la preghiera di volerci favorire, qualora non ne conservino per conto loro la raccolta completa, il numero della Libertà del 10 febbraio scorso, essendocene esaurita l'edizione. Insomma, cercavano Una copia una del loro copia del loro giornale dai, che loro l'avevano dai esaurita, lettori, non cosa l'avevano tenuta sapeva? via. Poi l'hanno Vabbè. trovata perché altrimenti non avremmo avuto Va una sala. bene. Io invece senti, vado sul Po. Vado sul Po. Allora, siamo nel 21 luglio 1887, Sì. l'Anino Bixio, poi per par condicio parleremo Canottieri, anche. poi. Esatto, nuova barca per Venezia. L'Anino Bixio vara una nuova stupenda barca che battezza nel corso di una cerimonia col nome di Gulnara, Gulnara. dal nome della schiava del corsaro di Byron. Vabbè. Lunga 10 metri, è stata costruita appositamente per le regate di Venezia. Ma sempre nel 1887, dicevo per par condicio, reperti romani sulla riva del Po, i soci della Vittorino da Feltre, che è l'altra canottieri, trovano sulla riva destra del Po, la riva piacentina, dove secondo alcuni E storici, l'altra è la riva Magotta, esatto, denominata proprio definiamo, di si là sarebbero San Rocco, trovati, niente. esatto, Là non il si trova famoso, niente, no, no. di qua c'era Di addirittura, qua c'è dicono, l'Emporio cioè, Romano. aperto ancora con i No. romani che erano lì a E vendere. trovarono reperti antichi come oggetti in Sì. bronzo, orciuoli in Orciuoli, terracotta. sono degli orci, cioè praticamente delle cose in terracotta dove si mettevano dentro, servivano per raccogliere le creme e altre cose. Esatto. E monete dell'età imperiale, 5 agosto 1887. Pensa che invece Piacenza, proprio sempre in quel 1800, in questo caso 95, non aveva più sale. E in una lettera al giornale uno dice: signor direttore, allora non so cosa sia diventata Piacenza. Questo è il classico piacentino che. No, allora, mi pare sia ora nulla più di Mortizza o di Gariga, cioè andiamo, ma meglio Ma cos'è Mortizza, ma esatto? dice: si figuri che nelle privative manca persino il sale, quel sale che usiamo noi sorbettieri per la fabbricazione dei gelati. Golosa Piacenza, Sì. golosa Piacenza. Quindi dice di essersi rivolto al magazzino del sale e, statale e di essersi sentito rispondere che forse può trovarne a Parma o a Genova addirittura. Come fa questo a fare i gelati? Non so come ha fatto. Non Ha avuto un fate grosso problema, gelati senza insomma, questa sale, saranno carenza di più dolci. sale, Cioè. esatto. Non quel carcere. Siamo nel 1888, il 18 maggio. Il nuovo carcere è ultimato, ma mancano i carcerati. Il nuovo carcere è da tempo Purtroppo. ultimato. Fa presente Non si possono libertà. portare dal tempo, Manca no? gli inquilini, Ma ce ne scrive. guarda che li Ne trovano arriverà, subito. saranno arrivati. Ho idea di sì. Cosa si aspetta? Si chiede il giornale a trasferirli nei nuovi locali, liberando così i locali malsani e antigienici delle vecchie prigioni che si trovavano allora presso il municipio.
Senti, adesso attenzione qui, atmosfera, perché ti parlo di un dramma d'amore ed è anche un dramma sanguigno. Sì, è molto passionale. Purtroppo sì. Sanguinosa violento. Tragedia in via Crosa. Furriere spara contro un compagno, ammazza l'amante e poi si suicida. Un dramma della gelosia consumato a colpi di pistola. Sembra di vedere il tango, se non ci fosse questa sangue. Lei era di Borgonovo, attenzione. Separata dal marito, conduceva una vita molto libera, dandosi in braccio a facili amori, eh? Tanto che il suo alloggio era un albergo a ore, scrivono, cioè, l'hanno proprio sputtanata. Lui, un senese che aveva visto un commilitone uscire dalla stanza di lei, estratta la pistola, sparare contro l'altro soldato, ferendolo gravemente, e spacciare la donna con un colpo al cuore e se stesso con uno alla tempia. È tutto un affare di pochi istanti. Un affare di cuore. Una tragedia molto violenta. Tragedia. Adesso invece un'altra tragedia più simpatica. Ambulante dice: ho perso la moglie. Un ambulante è arrivato da Alessandria con la moglie dopo un po', si reca in questura per dichiarare un curioso smarrimento. Non trovo più mia moglie. Primo maggio 1890. Conoscevo di persone che hanno lasciato la fidanzata che avevano portato in Vespa all'autogrill. Quando ancora c'era un'autostrada un po' libera, quando si poteva cercare. Per caso sono ripartiti da soli. Capita a volte. A dov'è mia moglie? Adesso un attimo di distrazione. Isterismo o magia? Fossadello di Caorso. Caorso. Una ragazza di 13 anni, 3 mesi or sono, mangiò una mela. Mm-hmm. Molto fiaba. Una mela regalatale da un compaesano. Da quel giorno ella perdette completamente l'appetito e si rifiutò di prendere assolutamente cibo di sorta, ogni cibo di sorta. Si tratta di un caso di isterismo, visto che la ragazza, alta e robusta, dice di non poter mangiare se non glielo ordina il giovanotto che le diede la mela. Alla fine però, sia pur con molti stenti, tornerà alla normalità. A me questa mi sta di una storia d'amore che magari, no, i genitori... Che volevano così, forse la c'erano possibilità i genitori di incontrarsi. Un po' di mezzo. Senti, ma rimaniamo sulla frutta, un'uva da 10 lode, 9 giugno 1888. Molte lodi per le uve piacentine all'esposizione emiliana. Il Besgano delle ditte Barilli e Faimali di Piacenza e quello rosso dei fratelli Carini di Sariano di Grapparella. Il Besgano. Interessante. Nome 1888. Interessantissimo. Stiamo per chiudere, direi, ma arrivano. Ne avevo annunciati nei titoli. Gli amanti diabolici di Ponte dell'Olio. A Ponte dell'Olio, due amanti che le cronache moderne di allora, moderne 1895, definirebbero diabolici. Effettivamente le cronache non sono cambiate, anche oggi nel 2022 le definiamo diabolici quando si tratta di amanti. Avvelenano mortalmente il marito della donna, mettendo sostanze mortali nel cibo e nelle medicine. E cercano di farlo anche con la moglie dell'uomo, cioè ognuno con il proprio congiunto. Ma quest'ultima, la moglie dell'uomo, sopravvive e grazie alla sua testimonianza i due assassini vengono condannati all'ergastolo. Anche oggi. Diabolici. esatto. E poi una volta c'è stato un film, questo l'avrebbero anche chiamato Divorzio. Sì. Quindi ringraziamo tutti quelli che ci stanno ascoltando, vi ricordiamo che La Macchina del Tempo esce tutte le domeniche per tenervi compagnia, per farvi fare un valzer a ritroso in questa cronaca piacentina di 120 anni, poi andremo pian piano avanti con i decenni. Chi vuole partecipare, chi vuole mandarci delle notizie su Piacenza perché li sapeva dei nonni, info@radioraccontiamoci.net, ci farebbe molto piacere che partecipassero. E quindi ci rivediamo al prossimo appuntamento con La Macchina del Tempo su Radio Raccontiamoci. La Macchina del Tempo. Notizie dall'altro secolo. Radio Raccontiamoci APS. Edizioni digitali in condivisione.